un percorso sulla metamorfosi di arte terapia. E nasce nel 2016 e quindi dal 2016 al 2018 è stato fatto questo laboratorio all'interno dei locali della ASL dove viene fatto il centro interpersonale. Nello stereotipo che normalmente la metamorfosi avviene fuori, io volevo far cambiare qualcosa dentro di loro e quindi dai primi lavori che abbiamo realizzato, i primi periodi fino alla fine, loro hanno acquisito questo, una consapevolezza del proprio sé, ma anche di un possibile altro che prima non riuscivano assolutamente a vedere. Cosa esce da questi elaborati, da queste foto? Da queste foto escono le emozioni dei partecipanti ai vari laboratori che sono in 2 anni sono stati tantissimi, insomma c'è stato il laboratorio fotografico, c'è stato il laboratorio dei gesti, c'è stato il laboratorio del gusto, cioè hanno esplorato veramente in questi 2 anni tantissime sensazioni, no? E hanno potuto esprimere le loro emozioni, è questo che è l'arte terapia. La fotografia è stata diciamo, la base sulla quale loro hanno lavorato, perché loro in qualche modo si sono dovuti rappresentare. Ho provato una grande emozione a rivedermi, rifarei questa esperienza con la Rita e con tutti gli altri ragazzi del gruppo. Siamo arrivati fino a lavorare con l'inconscio, quindi il sogno, il labirinto, e alla fine abbiamo fatto una sorta di ricognizione, cioè chi ero prima e cosa sono diventata oggi. I materiali sono stati tanti, perché noi abbiamo lavorato utilizzando dai pennarelli ai pennelli, alle ceramiche, nel senso che l'abbiamo proprio costruiti, alcuni oggetti bendati proprio per amplificare alcune sensazioni. Abbiamo utilizzato le stoffe, i materiali di recupero, i materiali naturali, siamo andati in mezzo alla campagna, in mezzo qui vicino, e poi tutto questo è stato esposto in una mostra all'Atrio d'Onore del Palazzo della Provincia, che è stata veramente grande. La sensazione del pudore di essere visto, però allo stesso tempo anche orgoglio per il risultato. È stato fatto questo video e questo video è stato presentato l'anno successivo, quindi nel 2019, al Valdarno Film Festival e l'abbiamo presentato al Festival Rita Carioti, l'ha presentato insieme al Dipartimento al Festival Lo Spiraglio di Roma ed è stato selezionato per il concorso, quindi siamo stati felicissimi di avere questa notizia. Quindi insomma diventa un'esperienza di risalto, diciamo, nazionale. Sì. Il rapporto con le persone, con i miei amici. A me mi ha dato l'impressione, almeno, che mi abbia fornito uno strumento per fare ordine, diciamo, appunto, sì, nelle relazioni, nella mia risposta al mondo e quindi nella mia mente.